Benvenuti nel 2023, mi trovo a Dominica, nella casetta in mezzo alla foresta isolata da tutto il mondo. E in questo video torniamo a parlare di Large Trader. Questa volta non sarò io a fare il video, ma me lo gusterò da questa amaca. Sarà la nostra trading room, in particolare il nostro Alessandro Paolini, che è stato il mio braccio destro per quasi 2 anni, mettendo operazioni di trading anche sui miei conti, imparando accanto a me, ed ora dirige l'orchestra. Nella trading room di Lush Trader vedrai che attraverso la piattaforma vengono, trovati i segnali su Forex, azioni e cripto. Alessandro ne prende alcuni che segnala nella piattaforma, ma è la piattaforma stessa che li mette a disposizione di chi vuole operare. Vedrai un'analisi di alcune di queste operazioni e ti aiuterà a capire come funziona la piattaforma e come sono andate alcune di queste operazioni. Gustati il video e ci vediamo nel 2023. Buongiorno trader di largetrader.com, benvenuti in questo video. Io sono Alessandro e voglio con voi andare a ripercorrere un po' alcuni dei segnali che abbiamo inviato dal lancio di Large Trader. Ne vedremo solo alcuni, non tutti ovviamente per motivi di tempo, vediamo alcuni presi un po' in maniera casuale. Da quelli che abbiamo inviato con la Trading Room, mi sono segnato qui con delle frecce blu i segnali inviati e nella watchlist ho messo un po' tutti gli strumenti che sono stati toccati dai segnali in pratica. Quindi partirei a questo punto in ordine come mostrato nella watchlist, quindi andiamo a vedere alcuni segnali dati sul Forex, poi passeremo alle azioni. Alcuni anche segnali sono stati inviati sugli indici e poi sulle cripto. Questo è un video riepilogo un po' di alcuni, ripeto, non tutti i segnali che sono stati inviati attraverso la piattaforma Large Trader e grazie all'indicatore liftoff installato sulla piattaforma stessa. Allora, a questo punto partiamo dal primo strumento che ho segnato, quindi GBP NOK, e il segnale è questo qui, quindi dove c'è la freccia blu, che è un segnale rialzista qua in chiusura di giornata, quindi all'apertura del giorno successivo, quindi qua l'entrata al mercato. Il prezzo è andato a favore di, possiamo anche misurare una certa praticamente di un 0,7%, poi però il prezzo è sceso e probabilmente qui se si fosse messo uno stop loss qui in volatilità sulla banda saremmo ancora dentro e il prezzo sarebbe tornato su e avrebbe preso la banda superiore di volatilità. O meglio, scusate, la deviazione superiore della volatilità, quindi questo poteva essere un target. Poi c'è stato un ritorno sulla banda centrale di liftoff per poi avere altri segnali di prosecuzione, di proseguimento, e anche dopo il nostro segnale comunque ci sono stati altri segnali rialzisti sulla valuta, sul cross. Se invece si fosse messo uno stop sotto la banda del liftoff, comunque si sarebbe preso uno stop loss. Qui la gestione è un po' a discrezione, si poteva anche mettere magari sotto il minimo di questa grande candela di alta volatilità e la gestione comunque è un po' personale. E come spiegato poi nelle sue varianti all'interno del corso professionale di Max. Passiamo a euro-dollaro, abbiamo mandato, questi sono tutti i segnali che abbiamo mandato, quelli blu, quindi qua all'apertura del giorno dopo, quindi praticamente allo stesso prezzo di chiusura, il prezzo che ha leggermente stornato, qui comunque lo stop almeno era qui sopra, se non sopra questi minimi, massimi, e il prezzo poi ha fatto un nuovo segnale che abbiamo comunque dato per chi non fosse entrato prima. È andato giù, qui ci poteva essere una prima zona di target sulla deviazione di volatilità. Poi c'è stato un altro allungo,
quindi il prezzo ha camminato sulla banda per arrivare poi ai minimi storici, rompere la parità, andare sotto la parità. Questo era già fatto sulla parità come segnale. Poi abbiamo un altro segnale qui di avvenuto all'interno della banda, quindi entrata qui, il prezzo è andato a favore e qua ci poteva stare comunque cominciare a chiudere una parte della posizione, quindi diciamo che anche questa operazione è andata bene. Mentre quella che non è andata bene è questa qua, perché ingresso qui, lo stop se si metteva sopra la banda comunque era qui e è stato preso, sopra l'ultimo massimo è stato preso, in volatilità qua era comunque stato preso, quindi questo è un segnale che dopo tre positivi avremmo subito uno stop loss. Poi proseguiamo euro yen, andiamo più veloci. Euro yen, questo è il segnale, il prezzo, l'apertura è stata qui, il prezzo non è riuscito a raggiungere la zona qui dei massimi e poi è subito tornato giù. Qua sicuramente lo stop loss in qualsiasi punto fosse stato messo si sarebbe preso uno stop loss. Adesso invece abbiamo un bel segnale, è stato fatto qua e qui, che sta dando del profitto. Poi proseguiamo, AUD NZD, qui il segnale era questo qua, mi era rimasto anche il disegno che avevo messo nell'articolo. Questa è l'entrata, quindi in qualsiasi zona qui di entrata, questo è il take profit, è stato preso e siamo a posto. Poi c'è stato anche un altro segnale più avanti che è andato in profitto anche questo. Poi AUD USD. Segnale l'abbiamo mandato qui, quindi in chiusura qua, e il prezzo è andato dalla nostra parte subito il giorno dopo, poi è tornato sulla banda, nuovo rialzo con un nuovo segnale, una nuova discesa, di nuovo un rialzo, qui diciamo che sicuramente si può portare via anche perché il prezzo è arrivato in prossimità di questo segnale short ad alta volatilità, qui le vendite potrebbero tornare, infatti poi eccolo qui che ci è avvenuto questa discesa, adesso il prezzo è recuperato, sta scendendo nuovamente. Quindi diciamo che anche questo segnale è andato bene. USD Yen, invece, abbiamo mandato questo segnale, quindi qui, prezzo subito dalla nostra parte, diciamo che qua si poteva sicuramente chiudere, dovunque si fosse messo lo stop, ovviamente qua su è un po' esagerato, perché è vero che la deviazione di volatilità è molto alta, però direi che qui era abbastanza sicuro. Cioè metterlo qua sarebbe stato decisamente sicuro e ha anche dato un rischio rendimento favorevole come posizione. Possiamo anche andarlo a vedere un po', vediamo se fosse stato messo anche il più alto possibile, il prezzo è arrivato a fare lo 0,62 di rischio rendimento. Adesso attualmente se si fosse tenuto saremmo all'1,1 sicuramente, fosse stato messo lassù. Poi questo altro segnale, siamo ancora dentro praticamente, perché chi fosse entrato su questo segnale si sarebbe visto andare contro la posizione, lo stop direi qua oppure qua sopra magari, e attualmente il prezzo è in profitto ma sta un po' lateralizzando, si potrebbe decidere di ridurre il rischio a mercato incassando parte dei profitti oppure attendere e vedere se arriva alla deviazione inferiore. Direi che per il Forex abbiamo visto un po' quali sono stati i segnali, non tutti ovviamente ma alcuni, siamo andati abbastanza rapidi sui segnali così da poterne vedere un po'. Passiamo alle azioni, quindi partiamo da Sond che sono tra gli ultimi segnali inviati, questo qui. Prezzo subito dalla nostra parte, ha rotto i minimi e magari c'è la possibilità di vederlo tornare sotto i minimi dove c'è la banda. Allora lo stop loss qui è da decidere se metterlo sopra la banda oppure sopra questi massimi che corrisponderebbero anche poi al livello di deviazione di volatilità. Attualmente il prezzo è tornato sul livello di apertura del trade, quindi siamo lì. E ci sarà poi la gestione da parte di ognuno di voi. Agis, questo è una small cap che abbiamo mandato come azione long, questo è subito partito
quindi l'apertura del mercato sarebbe stata qui, e un po' più alta praticamente qua. Il prezzo attualmente è a nostro favore e si può valutare anche di chiudere dopo questa lateralità di prezzo. Comunque il rischio rendimento l'abbiamo avuto, perché attualmente sta facendo il 14% contro un potenziale rischio del 17% oppure del 22%, quindi ci starebbe un poco meno di 1 a 1, è possibile anche ridurre l'esposizione. TEL, questa è un'altra small cap, anche qui il prezzo un giorno è tornato indietro, poi sta lentamente scendendo, e qui è da valutare poi cosa accade nei prossimi giorni. Infiniera Corporation, abbiamo questo segnale che il giorno dopo all'apertura si è aperto qua, chiuso in negativo, poi ha avuto un gap up, poi chiuso anche qui in negativo, il prezzo ha ritracciato, ha fatto un altro segnale, ma ci troviamo in negativo, quindi in perdita su questo segnale. Direi non in una zona di stop loss, perché poteva essere questo o addirittura questo qua come deviazione di volatilità, quindi saremo ancora dentro e questa posizione è una da gestire. Poi CTRA, Terra Energy, abbiamo mandato questo segnale che è in positivo, Moderna, questo che subito dopo è andato positivo, ha fatto doppio massimo, ci poteva stare anche uscire, e poi invece adesso è tornato indietro, siamo sui livelli di eventuale qua, forse stop loss preso, io forse l'avrei messo qua sotto i minimi come stop, non qua, direi che qui anche lontano, basta qui, quindi potremmo essere ancora dentro e il trade è da gestire. Google qui il prezzo è andato giù, forse abbiamo mandato anche altri segnali su Google, ma non li ho segnati tutti. Qua The Mosaic Company anche qui è sceso, quindi il segnale è attualmente positivo. Expeditors International, che stava affrontando bene i massimi, ha avuto un gap up alto e sul triplo massimo ha fatto questa candela ribassista, si poteva pensare di chiudere praticamente con questa perdita, in sostanza da qua, perché il prezzo ha aperto quassù. Direi anche che poteva non starci proprio, non entrare, perché quando il prezzo apre con così tanto gap up è probabile una discesa per recuperare il gap. Comunque adesso il prezzo sarebbe in perdita, forse probabilmente anche in stop loss. Poi dove siamo arrivati? Qua, leave, qui il prezzo è andato giù praticamente subito, è stato respinto e poi adesso in profitto, adesso in laterale e circa siamo sotto il livello di apertura. Qua lo stop poteva stare sopra questo segnale qui, oppure c'è la banda di volatilità, era qui, quindi il segnale dovrebbe essere leggermente in positivo, aver dato modo di fare qualche cosa, se no uno potrebbe aspettare il minimo e vedere cosa accade lì. Poi Signature Bank, questo segnale comunque in profitto è andato giù. Poi GBPN, questo è andato su, poteva forse, dipende qua un po' dalla gestione, se si è messo lo stop sopra questi massimi o sopra la banda, però non è stata presa comunque, invece se è stato messo sopra la deviazione comunque era qua, il prezzo è sceso, triplo minimo, si poteva chiudere parte dell'operazione e vedere cosa sarebbe accaduto. Su questo livello il prezzo è stato respinto e potreste essere o dentro o in stop a zero con una parte, quindi preso lo zero e chiuso a metà. Poi Boeing, prezzo che è salito in positivo, quindi Apple, abbiamo segnato questi due segnali, quindi questo che è andato sicuramente a target, se si voleva aspettare il triple massimo, però è una posizione molto più di lungo, comunque l'ha preso. E poi è stato mandato questo, dove il prezzo
Il giorno dopo è subito salito, ma qua almeno non era da mettere sicuramente uno stop loss qui, data la lateralità, almeno sopra questo massimo qui, quindi almeno qua sopra, o in alternativa c'era la deviazione di volatilità, e il prezzo poi è sceso, quindi sicuramente il trade è andato in profitto. Poi Equix, abbiamo dato il segnale qui, il prezzo è tornato subito indietro per qualche giorno dopo, poi ha toccato di nuovo la banda di volatilità e vediamo poi la discesa del prezzo repentina, quindi si poteva gestire una volta arrivato qui alla deviazione, si poteva chiudere, si poteva fare qualcosa, sicuramente il trade è andato bene. Poi Autodesk, segnale qui, è stato un anticipo del segnale. Il prezzo è tornato indietro, però poi insomma è tornato giù e il target sarebbe stato questo doppio, questo livello qui, nell'articolo se lo vedete il target era questo qua, circa che si proponeva, il prezzo ci è arrivato e quindi direi che è un'operazione in profitto. Poi Fast, questo va bene, il prezzo è sceso, quindi bene. Duke, segnale dato qui sull'anticipo, col taglio della banda si è accesa verde, poi si è spenta, quindi qua abbiamo deciso di entrare sotto questo minimo, quindi qui praticamente qua abbiamo un po' anticipato la banda, ma comunque c'è stato un segnale poi confermato anche da lift off, il prezzo è scivolato velocemente giù, target poteva essere subito il primo minimo e poi vedere cosa succedeva, oppure un rischio di rendita 1-1 o come si può gestire il trade in vari modi. Poi Azzo, questo invece è un trade leggermente andato in positivo, toccato la deviazione di volatilità, quindi qua due volte anche in apertura e niente, poi direi che o è stato gestito velocemente qui sui minimi dove aveva dato questo impulso poi rialzista, oppure niente, probabilmente è andato in stop sia qua, sia che fosse stato di qui, oppure sopra la deviazione standard di volatilità, quindi questo dipende dalla gestione, ma comunque direi in perdita. Poi qui prezzo invece, questo è health, quindi è pericoloso, però abbiamo deciso di fare lo stesso, quindi in apertura qua, prezzo ci abbiamo visto tornare indietro, quindi lo stop era sopra la banda qui, quindi o l'ha preso per un pelo o no, dipende poi di dove si è messo, io l'avrei forse messo qua sopra i massimi di questo movimento, quindi sopra questi massimi, il prezzo dopo essere tornato su fa un altro segnale che non viene segnato ma all'interno della banda, gap up molto forte, il prezzo scivola tutta la giornata. Qui sicuramente si doveva poi chiudere il trade. E va bene, poi HRL, Hormel Foods Corporation, abbiamo qui, era un segnale un po' da valutare, un po' pericoloso perché era vicino ai minimi, quindi abbiamo tentato di vedere che cosa accadeva poi sui minimi, e vicino alla deviazione di volatilità, che magari fa... tendiamo a vederlo anche come un possibile target, non solo come stop loss, quindi qua era anche già a target, però non è riuscito a rompere il prezzo, il livello, è tornato indietro, sicuramente qua o è stato gestito più o meno alla pari, dopo questi altri due segnali uno poteva rimanere dentro e con una respinta di più volte così, avendolo respinto più volte il prezzo 1, 2, 3, e magari si poteva decidere di chiudere in anticipo il trade oppure in stop loss adesso sarebbe poi sceso e vediamo cosa succederà in futuro. Poi Amazon, questo segnale vabbè è andato giù, poi è tornato su, questo anche qui vedete che il prezzo è arrivato sulla deviazione di volatilità e è stato respinto per poi comunque venire rotto, qui si potevano cercare questi minimi che sono arrivati e sono stati comunque rotti, poi il prezzo è rimbalzato e sta scendendo nuovamente. Poi quindi azioni ne abbiamo andate tante. AES invece è completamente, il prezzo ha subito girato dopo il segnale, ne ha fatto anche un altro
qualche giorno dopo, ma il prezzo sicuramente è un stop loss. Comerica qui invece, anche qui pericoloso perché il prezzo era già vicino alla deviazione di volatilità, quindi vediamo un po' anche da lontano questo, era vicino alla deviazione di volatilità, aveva già rotto i minimi, quindi era buono per vederlo ancora scendere, ha fatto un'altra candela sempre correndo sulla deviazione e si poteva pensare di alleggerire l'operazione, qua poi è tornata indietro, quindi o stop a zero con metà posizione ritirata qui, oppure potreste essere ancora dentro avendo messo lo stop loss qua sopra o comunque sopra questo massimo, sopra deviazione, il prezzo poi è tornato giù, quindi qualcosa sicuramente è stato chiuso in profitto su questa operazione. Tesla il prezzo subito è scivolata giù, qua ovviamente c'era da portare, da chiudere o qui, almeno qui, qualcosa, perché il prezzo è arrivato sulla deviazione e rompendo i minimi, quindi questa è un po' storto così, rompendo i minimi, quindi questa qua era da fare qualcosa, magari da attendere gli avvenimenti, e qui sicuramente un'operazione in positivo. Poi abbiamo Disney, questa operazione che si vede il prezzo poi è sceso, e anche questa è un'operazione in profitto. Passiamo agli indici, sono stati dati questo segnale che ha riportato il prezzo sui minimi, quindi un'ottima operazione. Adesso abbiamo questo segnale che attualmente è in lieve perdita, perché è l'ingresso, siamo in parità, praticamente in parità in questo momento, al momento del video. Poi passiamo alle cripto, abbiamo questo segnale che abbiamo dato un po' in anticipo durante la sera, quindi qui è stata data la sera prima della chiusura della candela, poi il mercato ha rimangiato un po' il segnale, quindi supponiamo che il prezzo di apertura fosse qua, comunque qui la condizione è di positività del trade sicuramente. Poi Solana anche qui è sceso, ha fatto da qua il 40% in discesa, quindi bene. Poi BNB è stato dato questo segnale, mi pare sia stato dato questo, quindi bene. Bitcoin e abbiamo questo segnale che è sceso, ma siamo ancora lì, quindi non c'è troppo movimento su Bitcoin. Poi EOS, allora EOS, eccolo qua, no, Bitcoin, aspettate, allora Bitcoin, eccolo qua Bitcoin, infatti mi sembrava di star prendendo qualcosa. Bitcoin qui prezzo lo vediamo che è sceso, sicuramente qua era da fare qualcosa, e se si fosse rimasti dentro lo stop era qua o comunque qua e non sarebbe stato preso, poi il prezzo di uno sceso per poi scendere ancora. Mentre Sol, dov'è che era Sol? Ah, eccolo qua, c'era qualcosa che non mi quadrava, qui è sceso, poi è tornato su e poi vabbè, sappiamo del crollo, dipende quanto tempo uno poteva stare al mercato. EOS, qui il segnale è andato subito in positivo. DOT, abbiamo un segnale long anticipato la sera e poi il prezzo è venuto giù, quindi stop loss sicuro. E Atom, e abbiamo mandato questo segnale, quindi qua prezzo d'apertura qui sicuramente doveva essere chiuso parte del trade sotto i minimi, comunque c'era da chiudere a target o una parte dell'operazione. Adesso il prezzo sta tornando su e vedremo cosa accadrà. Comunque direi che le operazioni sono state abbastanza profittevoli nella somma dell'operatività tra gli stop loss presi e gli stop e i target, o comunque la gestione è fondamentale nel mestiere del trader, la gestione del money management e del risk management è importante, ognuno ha le proprie valutazioni e deve fare delle scelte, non è nessuna scelta giusta né neanche sbagliata,
L'importante è gestire il flusso di denaro, e con Large Trader abbiamo l'opportunità di avere dei segnali da sfruttare, non tutti, da scegliere. Noi ne scegliamo alcuni, non è che tutti siano corretti, ma il sistema ne propone tantissimi ogni giorno. Vanno solo filtrati, non fatti tutti neanche contemporaneamente, ma i risultati con questo primo screening veloce delle operazioni inviate dà un buon risultato positivo alla piattaforma, e vi invito a utilizzarla e ad approfondirla in modo da imparare a vedere il mercato e migliorare poi la vostra gestione. Io con questo vi saluto, spero che questo video veloce di riepilogo un po' delle operazioni che abbiamo inviato vi sia piaciuto. Vi saluto, un abbraccio a tutti da Alessandro, al prossimo video.